Allora, il vostro collega mi faceva una domanda, mi diceva, ma tu hai detto che in quanto professionista non bisogna iscriversi alla Camera di Commercio, però a volte io partecipo a dei bandi in cui mi chiedono la visura camerale e l'iscrizione alla Camera di Commercio. Allora, anzitutto, questo è di nuovo un elemento che vi do come esperienza professionale, quindi un consiglio personale. Nel momento in cui voi volete partecipare a un bando, cercate di individuare quello che è il funzionario di riferimento e fissate un appuntamento con lui. Perché i bandi sono scritti da persone che magari sono scritte in sede o legislativa o governativa, quindi a seconda, no, da chi lo bandisce, la regione, il comune, la provincia, eccetera, eccetera, che magari non usano un gergo tecnico abbastanza efficace tale da poter capire effettivamente che cosa si va a fare, che cosa loro si aspettano e che figura cercano per ottenere contributi, lavoro, finanziamenti a tasso agevolato. Quindi fissate sempre un appuntamento con loro, parlateci. Stabilite anche un contatto umano in modo da capire meglio cosa loro si aspettano e cosa eventualmente dovete produrre. Se c'è scritto l'iscrizione in CCA, a volte può essere semplicemente una disattenzione che è sinonimo di attività professionale, quindi avrà la partita IVA, quindi è in più e quindi lo posso sostituire con qualche altro certificato, per esempio l'apertura della partita IVA, l'iscrizione alla gestione separata, l'iscrizione a un albo professionale, oppure loro cercano un'impresa. Perché l'attività che si va a fare non è propriamente da professionista, quindi produrre un'opera, un murale o un elemento personale, ma è magari più strutturata. E allora a quel punto lì voi dovete valutare se sia il caso di trasformarvi in impresa per partecipare a questo tipo di attività. Quindi, vi ripeto, io, soprattutto di questi tempi, i clienti mi sottopongono bandi, alcuni li leggo anch'io e devo dire che non sono molto tecnici molto spesso, perché vengono scritti da persone che probabilmente si occupano d'altro. Però voi siete cittadini e come tali, se volete chiedere, avete diritto a parlare col responsabile del procedimento e a farvi dare indicazioni da lui. Poi intrattenete un bel contatto via mail in cui lui vi mette per iscritto di che cosa c'è bisogno, così è tutto più chiaro e lo potete produrre. Ok, ritorniamo al mondo dell'artista o professionista che produce lavoro autonomo. Allora, prima ho fatto l'esempio sui 10.000 euro di fatturato, su come si pagano le tasse, ma perché è un esempio che in realtà contiene una semplificazione. Era per farvi capire a che livello possono risultare i vostri esborsi finanziari a livello di tasse e contributi nel momento in cui iniziate a fatturare. In realtà l'ammontare su cui voi calcolate tasse e contributi non è dato dal fatturato, ma è dato dal fatturato meno i costi. Quali costi posso dedurre o scaricare, secondo anche lì di nuovo i problemi di lessico, o scaricare per poter ridurre quello che è la base su cui calcolo tasse e contributi? Lo stabilisce il principio di inerenza all'attività. Postilla. C'è un discorso di fondo sui professionisti, che è quello per cui voi svolgete un'attività personale che prevede la vostra presenza e quindi tendenzialmente come struttura avete pochissimi costi inerenti alla vostra attività. Per quello è bene a livello organizzativo che voi il calcolo su tasse e contributi lo facciate più sul fatturato che su quello che può essere fatturato meno costi. Al massimo avete una forma di risparmio che potrete reinvestire nell'azienda. Il professionista ha pochi costi. Voi di che cosa avete bisogno per svolgere la vostra attività? Parliamoci chiaro. Esatto, quindi quanto spenderai di questo in un anno? Beh, questa è una domanda che bisogna farsi quando si inizia un'attività. C'è anche? Esatto. E lo compri tutti gli anni? Sì. E lo compri tutti gli anni? No. No,
questa è una domanda che dovete farvi assolutamente. Ma io nel 2015 quanto spenderò? Questo non vale chiaramente per te, che invece hai tutta un'attività più strutturata, la bottega e tutto il resto, vendi, compri. Per te è più complesso, però il ragionamento a monte è uguale. Quanto spenderò di queste cose? Biglietti del treno? Sì, o talvolta il committente è fuori, quindi magari qualche biglietto del treno ci entra. Ve lo dico io? 2000 euro. È molto raro trovare qualcuno... Poi c'è qualche fanatico che non pagare le tasse è la sua ragione di vita, allora inizia a raccogliere, inizia a raccogliere fatture ovunque, eccetera, eccetera. Però, di fatto, io anche qui vi posso dare un'indicazione di tipo personale, per quella che è la mia piccola esperienza. Io ho professionisti che spendano, che abbiano di costi più di 2.000 e 4.000 euro, di costi diretti ne conosco molto pochi. A meno che non cominciate a ingrandirvi, che avete collaboratori, segretari e tutto il resto. Ma come micro, all'inizio come micro, voi il calcolo fatelo sul fatturato, che è meglio. Anche perché la legislazione fiscale non è cretina. E non è che l'auto ve la riconosce tutta, o il cellulare ve lo riconosce tutto. Mi seguite? Oppure tutte le spese di casa, perché lo studio me lo sono aperto in casa, te le riconoscono tutte. Il principio di inerenza è un principio forte, è un principio permeante. A volte ci sono delle disposizioni specifiche, per esempio, che stabiliscono che i costi auto si possono dedurre per il loro 20%. Disposizioni specifiche che dicono che i costi di telefonia si possono dedurre per l'80%. Quindi ha voglia a compilare schede carburante, se poi alla fine recupero il 20%. Non abbatto molto i miei 10.000 euro teorici di cui si parlava prima. A questo poi si aggiungono beni strumentali, certo. PC, software. Ma anche queste non sono spese che fate tutti gli anni. Quindi a livello organizzativo dovete subito pensare a più o meno quello che potrebbe essere la vostra base di tasse e contributi. Perché poi a livello finanziario vi organizzate. Premesso che l'IVA non sono mai soldi vostri, da lì dei 1.000 euro più IVA che noi andiamo a debitare, quanto accantono mese per mese, per fare un discorso caro agli italiani, che noi italiani ragioniamo sempre mese per mese, no? Quanto accantono mese per mese? Rispetto a quanto fatturo, quanto accantono? Anche qui un'indicazione professionale e personale, 25%. Tutto quello che avanza lo reinvestite. Ma quando voi fate preventivi, budget, vi interfacciate, dovete ragionare in questi termini, altrimenti poi avete le sorprese del 2016. Ma come? Che cosa vuol dire a livello orario? Dai 18 ai 25 euro l'ora, questo vuol dire. Vi capiterà all'inizio di lavorare a 12. Vi capiterà all'inizio che attraverso regimi agevolati magari potrete essere un pochino più competitivi perché pagate meno tasse, contributi, e allora potrete stabilire una paga oraria diversa. Ma voi dovete entrare in quest'ottica per poi capire come formulare un preventivo e come poter sostenere tutte le spese per lavorare bene sul mercato. E vi scontrerete, questo ve lo dico subito, vi scontrerete con le storture illegali che fanno parte del nostro paese e di qualsiasi mercato, con quelli che lavorano in nero e che prenderanno 10 euro l'ora. Vi scontrerete con loro. E da qui il discorso dello standing, che vi avevo accennato prima. Tanto voi con quelli che lavorano a 10 euro lordi e netti l'ora in nero non potrete mai competere, né in questo mondo né in nessun altro. Voi la dovrete mettere sulle vostre capacità, sul rendere unico il lavoro e sul fatto che il committente ha bisogno di me, come ogni professionista. Questo vale per me, come vale per l'architetto, come vale per Renzo Piano, eccetera, eccetera. Quello è l'unico campo da gioco che potrete giocare. Perché, perché diversamente, se nel momento in cui decidete di rispettare le leggi, a quel punto voi dovrete tenere un certo standing. Dovrete dire, va bene, contrattualizziamo questa paga oraria. Ah no, non sono interessato, io trovo neolaureati, vai da loro. Tanto a voi cosa cambia? Lavorare un anno per poi pagare tutto il 16 giugno 2016? Questa è la realtà.
Questa è la realtà, per cui io dico sempre ai miei clienti bisogna pagare le tasse, per cui io dico sempre bisogna decidere se stare al di qua o al di là della linea della legalità e poi pagarne le conseguenze in entrambi i casi. Perché, signori miei, non pensate nemmeno di non pagare le tasse mai per tutta la vita. In media durereste 5 anni, 4. 4 anni e poi un bel giorno il vostro nome salta fuori, vi accertano e diventate clienti di Equitalia. Anche su questo profilo, il caso Dolce Gabbana, niente, hanno pagato 60 milioni di euro. Penalmente, perlomeno non vanno in galera. Ma dato che, no, anche queste, vabbè, quel discorso del, noi abbiamo scarsa cultura giuridica, quindi si fa tanta confusione. Il fatto che non ti mettano in galera non vuol dire che non paghi 60 milioni di euro. Ora, se qualcuno di voi deciderà mai di fare l'evasore, il fatto che, se magari evadete tanto, no, ma è una scelta personale che sta a voi. Io sono solo un consulente giuridico, anzi, poi non ci siamo mai visti né conosciuti. E comunque, nel momento in cui qualcuno di voi decida di fare questo e evade certe cifre, rischia un procedimento penale a suo carico, ci mancherebbe altro. Poi il fatto che si preferisca mettere in galera mafiosi, stupratori e altre categorie meno simpatiche non significa non rovinarsi l'esistenza. Perché Dolce & Gabbana pagano 50 milioni, ma un piccolo professionista può essere messo in ginocchio per 5-6 anni, per non dire per 10-15, da 50.000 euro. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che magari io per 4 anni, poi il mio nome salta fuori, perché comincio a lavorare, stare 4 anni sul mercato, se poi sono bravo, il mio nome salta fuori, qualche grande casa editrice o media casa editrice, la Loscher di Torino per esempio, mi chiede la scheda da compilare e poi alza il telefono e dice la scheda da compilare in cui dico i miei dati, chi sono, che gestione previdenziale ho, eccetera, eccetera. E poi i miei dati, poi a un certo punto qualcosa non torna, un numero di partita IVA inventato magari, e cominciano ad alzare il telefono e dire: Senta, ma lei il signor Rossi lo conosce? Ma lei lo sapeva questo? E subito, improvvisamente, tutti quelli che lavoravano con te tranquillamente fino a ieri, il momento in cui salta fuori che tu violi la legge, ti volteranno le spalle. Chi lui? Ma davvero? Questo è stare nell'illegalità, essere soli. Come voi pensate al libro, adesso io non cito Saviano a tutti i miei interventi, per carità, adesso, mi occupo del libro. Il libro, Gomorra dice una cosa che secondo me è corretta. La vita del bunker. Chi decide di fare il malavitoso a un certo punto della sua vita vive nel bunker, perché lo beccano, perché il suo nome salta fuori. E magari ti fai 10 anni nel bunker. Tu hai accumulato milioni, ma ti fai 10 anni nel bunker. Quindi questo è il rischio che si va a correre nel momento in cui qualcuno, voi mi auguro di no, prende questo tipo di decisioni. Si sta dall'altra parte. Lo Stato, questo è un altro aspetto che mi ha insegnato il mio maestro quando ho iniziato, lo Stato non è cretino, è lento. Arriva però, eh. Non arriva oggi, non arriva domani. Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana. Hanno deciso di intestare il marchio a una lussemburghese e poi venderlo tramite una società del Lussemburgo. Schema da bar, adesso non so chi li abbia seguiti. E beh, è arrivato lo Stato o no? Poi per carità, non è un reato grave, insomma, non hai ucciso nessuno. A un certo punto magari tu l'hai fatto senza dolo. Magari qualcosa tirando in là i processi va in prescrizione perché sono reati minori e non vai in galera, però paghi, eh. E il danno di immagine? Dolce & Gabbana vivono della loro immagine. Quello è perché ci sono i comunicatori. Vabbè, tuttora, esatto, ma io sulle strategie di comunicazione non entro, però sì, effettivamente. Mi dica. No, vabbè, ma.
Questo è un commento non tecnico. Però ecco, se... allora adesso stiamo, vabbè, abbiamo tempo, quindi stiamo anche un po' uscendo fuori dal seminato. Il fatto che io dichiari di essere sereno, pulito, ne sono uscito bene, poi la verità sta negli atti. Noi siamo la generazione dei nuovi mezzi di informazione o di disinformazione, in cui qualsiasi grande fallimento lo si poi mostra come qualcosa di straordinario. Oggi abbiamo ottenuto questo. Sarà. Poi vai a vedere gli atti. No, ma veramente... Sì, è anche vero questo, però in realtà le cose si sono svolte in modo diverso. Quindi sì, è un problema questo non di comunicazione, è un problema più di comunicazione che di legislazione. Perché di fatto Stato ha fatto quello che doveva fare, tendenzialmente. Ritorniamo a bomba. Principio di cassa. Il professionista viene pagato e viene tassato quando viene pagato. Banalità? Non è vero. Perché diversamente le imprese, quindi quelli iscritti alla Camera di Commercio, quindi le SNC, tanto per intenderci, pagano le tasse su quello che fatturano. Nel momento in cui io consegno la merce e emetto la fattura perché ho finito la mia prestazione, io in quell'anno lì, nell'anno in cui ho messo questa fattura, anche se il cliente non mi pagherà mai, devo pagare le tasse su questo. Il professionista ha questo vantaggio. Viene tassato solo quando incassa. Allora... Che cos'è l'IRPEF? Imposta sul reddito delle persone fisiche. Questa la pagano tutti. Ci sono 60 milioni di contribuenti IRPEF, mal contati. È l'imposta che si applica sulle sei categorie di reddito che dicevo prima. Reddito agrario, reddito di lavoro dipendente. Tutti voi, quindi che siate professionisti, imprese, in quanto persona fisica, in quanto persone fisiche siete soggetti all'IRPEF, nel momento in cui producete qualsiasi tipologia di reddito. Nel vostro caso vale il principio ricavi meno costi per il reddito di lavoro autonomo, ma questo reddito qua si va a accumulare con tutti gli altri che poi sono soggetti a IRPEF. Supponiamo che la zia vi abbia intestato una casa, che voi questa casa la affittiate e incassate 5.000 euro l'anno di affitti. Averci le zie così. Questi 5.000 si vanno a accumulare a quella che è la vostra attività di illustratori, ai famosi 10.000 di cui parlavamo prima. E l'IRPEF non lo pagate su 10.000, ma su 15.000. E anche su questo dovete fare attenzione nell'organizzazione di quelli che sono i vostri pagamenti. Ma io quanti redditi ho? Averceli i problemi di avere tanti redditi. Però a volte... A volte è banale, ma bisogna fare attenzione. Ma come mai tu paghi 2.000 euro di tasse e io ne pago 3.500? Ah sì, per quella casa al mare. Ma io non lo sapevo, si occupa di tutto mio padre. Anche questo, ogni persona ha una sua specificità e deve pensare rispetto alla sua soggettività a come organizzarsi per poter far fronte, così come le spese, anche a tasse e contributi. Questo anche è un discorso che abbiamo già fatto. Ok. L'artista o il professionista, questo non è più un discorso fiscale, i discorsi fiscali finiscono qua quando vi dico quando bisogna pagare le cose, ma questo è un discorso contrattuale, la veste giuridica che avete come professionista. Nel momento in cui vi interfacciate, voi potete essere o avere un contratto d'opera in cui qualcuno vi incarica di produrre, scusate il termine banale, un quadro, di produrre un quadro, dopodiché questo quadro è mio. Tu hai solo prodotto quello che ti ho detto io. Quindi il diritto di sfruttamento è mio, committente. Questo è il contratto d'opera. Poi abbiamo il rapporto di consulenza o direzione. Questo è il nostro ufficio, ci sono tanti illustratori, tu li devi seguire. Devi tu coordinare quello che è il loro lavoro e le consegne. Questo è un rapporto di consulenza. E infine c'è il terzo,
La cessione di un'opera d'arte. La cessione di un'opera d'arte prodotta dal professionista. Io faccio la mia illustrazione, dopodiché la vendo a terzi. Fattispecie imponibili. Quindi i rapporti giuridici sono tre. Il contratto d'opera è una prestazione professionale, senza alcun diritto. Io alieno i miei diritti nel momento in cui ho consegnato l'opera. Fatturo, concorre al reddito questo fatturato in maniera totale e si chiude qui il discorso. Rapporto di consulenza, stessa cosa. Quindi sostanzialmente io presto un'opera che non è strettamente collegata alla mia attività di illustratore, ma tutti i professionisti possono anche essere consulenti. Tenetelo bene a mente nel momento in cui non state semplicemente facendo una tavola, ma magari seguite il cliente in altre prestazioni, nel giudizio delle tavole che vengono presentate. Sì, senti, vieni un attimo qua a Milano, dici cosa ne pensi. Nella fattura non potrete mica scrivere che avete fatto un'opera, che avete ceduto un disegno, ma potrete scrivere consulenza in materia, valutazione della bontà. Prego. Le attività di formazione? Anche. Rientra sempre nella consulenza e direzione. Allora, vendita dell'opera d'arte. Qua entriamo adesso in un campo, secondo me, molto complesso. Considerate che ad oggi, a livello civilistico, adesso prendo solo i miei appunti, a livello civilistico è tutelato da diverse norme, in realtà non da una sola, il diritto d'autore. Leggo: le disposizioni fondamentali in materia di diritti sulle opere dell'ingegno, tra i quali rientra il diritto d'autore, sono contenuti negli articoli dal 2575 al 2583 del Codice Civile in formato generale e più specificamente nella legge 22 aprile 41 633, che poi è stata negli anni emendata, il cosiddetto testo unico del diritto d'autore, che però in realtà non è un testo unico, nel senso che è un unico articolato. È una materia complessa che viene poi dal legislatore ogni volta innovata e vengono fatti interventi anche attraverso norme collaterali. Ma è importante che voi ricordiate due cose. Il diritto d'autore è costituito dal diritto intrasmissibile, spettante all'autore, di essere riconosciuto creatore dell'opera. Qualsiasi cosa accada, nel momento in cui voi create un'opera, la firmate ed è un'opera vostra, nessuno potrà mai dire che non l'avete fatta voi. Questo è un diritto morale imprescindibile e non cedibile. Prego. C'è necessità di depositare l'opera oppure no? Grazie. Basta anche solamente, chiaramente il deposito aumenta le tutele, basta solamente che ci sia un accordo in questo senso in cui il committente riconosca che l'opera è tua. Da lì in poi, il diritto che quest'opera nessuno potrà mai mettere, un altro autore. Nel momento in cui venga messo un altro autore, voi potete fare causa a questo soggetto. Ok? Questo è un diritto che non è trasmissibile. Prego. Ok, io sono un'autrice di un libro, sì, un saggio. E questo libro è uscito nel 2011. Sì. Questo libro l'ho scritto io. Sì. Però c'è un altro autore che è presente nella comunicazione web. Che lei non è presente? Io sono presente, insieme a questo coautore. Sì. Cosa posso fare per eliminare? Perché io ho scritto le case editrici, ho scritto la mia casa editrice. Per caso nel contratto. Nel contratto che avete stipulato era prevista la revisione o la curatela da parte di qualcuno? O che ci fossero più autori? Questo è un errore dell'opera pubblicitaria che la casa editrice ha fatto a monte prima che uscisse il libro. Diffida. Parte con una diffida. Lei può partire con una diffida. Li diffida a modificare l'opera e a togliere uno degli autori.
Questo compare soltanto nella comunicazione web, cioè ancora in meglio. Alcuni siti, per come per esempio la Rizzoli, se lei va sul sito, trova... Manda una lettera in cui dice, guardi, alla c'è Rizzoli? Questo... certo, c'è questo, io mi chiamo, c'è questo errore, si prega gentilmente a riporre, altrimenti adiremo le vie legali del caso. Guardi, io come ho detto lavoro in una casa editrice da un po', che faccio anche tante attività di manualistica, eccetera, eccetera. La Rizzoli lo rimuoverà nel giro di pochi giorni, tendenzialmente è un rischio troppo grande. Se lei avesse la documentazione in mano e facesse causa, avrebbe ottime probabilità di avere un indennizzo economico, quindi la Rizzoli dovrebbe rispondere con una lettera di una mail di scuse dicendo che loro non erano informati, eccetera, eccetera. Però assolutamente... Se l'autrice è lei, lei lo può dimostrare. No, infatti, ma immagino proprio di sì. La pubblicità è sbagliata, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo è un diritto imprescindibile. Non vanno monitorati a questo proposito sia i contratti che si vanno a sottoscrivere, sia la pubblicità. È capitato anche a me. A me è capitato di lavorare per una casa editrice che si chiama Ipsoa. Fanno manuali giuridici, per carità, magari non li conoscete. Sono abbastanza grossi, sono il principale concorrente del Sole 24 Ore e a un certo punto la società per la quale lavoro ha rescisso il contratto con loro. Da lì abbiamo la società ed io abbiamo lasciato il diritto allo sfruttamento, qua arriveremo al secondo passo, allo sfruttamento economico di quello che ho scritto io. Io questo l'ho lasciato, loro si sono sbagliati e hanno scritto un altro autore. No, questo non lo possono fare. L'hanno modificato. Loro possono vendere e io non chiedo una lira perché è un diritto a cui posso aver rinunciato, ma loro non possono scrivere che quella cosa non è mia. Possono scrivere che adesso l'opera è a cura di qualcun altro, questo lo possono fare. Possono scrivere, però non possono dire nella pagina seguente autori non mettere il mio nome. Arriviamo al secondo aspetto. Il diritto morale di chi l'ha creato è imprescindibile e va tutelato. Poi c'è il diritto allo sfruttamento economico. Il diritto allo sfruttamento economico invece è un diritto che può essere ceduto, per fortuna, altrimenti di che cosa vivremmo? E prevede tutta una serie, oltre che di tutele giuridiche, anche tutta una serie di vantaggi fiscali. Il diritto all'autore in sé, come appunto segnalava qualche minuto fa la vostra collega, il diritto d'autore in sé è sì reddito di lavoro autonomo, ma non prevede necessariamente l'abitualità e la professionalità. Una persona che scrive un'opera sola nella sua vita, è chiaro che non debba aprire la partita IVA. Siamo di nuovo nell'occasionalità di cui si parlava all'inizio del corso, no? Quindi in sé non obbliga questo. E in più ha un altro vantaggio, non concorre alla gestione contributiva, quindi non si cumula ai 10.000 euro dell'esempio che sto ripetendo a nausea, quindi risparmiate ben il 30% di contributi su questo, e questo sempre, e in più prevede una disciplina di detassazione, cioè nel momento in cui io scrivo un libro, mi citano come autore, ma cedo i diritti per la distribuzione e la vendita a una casa editrice del vostro settore? La terza, giusto. Cedo alla terza, lo cedo a 10.000 euro, concorre al reddito IRPEF solamente 6.000 euro, quindi una detassazione del 40% se ho meno di 35 anni, o solamente 7.500 euro se ho più di 35 anni. Quindi pago le tasse, io incasso 10.000, ma pago le tasse solamente su 6.000. Bel vantaggio. E in più non sono obbligato né ad aprire la partita IVA, né a stabilire che questa professione, né in base all'accessione di quest'opera, a essere obbligato a qualificarmi come uno che svolge abitualmente e professionalmente questa attività. Problema. Io ho parlato di un'opera sola.
Nel momento in cui io cedo una tavola al giorno, come faccio a sostenere che non ci sia abitualità e professionalità? Questo è il punto, questo è il problema su cui magari si scontrerà qualcuno di voi. No, guardi che lei in realtà, sì, ma io di queste ne produco 50 in un anno. In questo caso, io beneficio comunque dei regimi di detassazione, dai contributi e dalla parte previdenziale. Tuttavia, io consiglio di qualificarvi come professionisti e aprire la partita IVA lo stesso. Perché nel momento in cui le vostre opere circolano con questa frequenza e il rapporto è così duraturo, diventa sicuramente complicato poi non rappresentarsi come professionisti. Senza contare che, e questo è un discorso invece collaterale agli aspetti tecnici, si ritorna nel discorso dello standing. Dire che lo si fa sempre sporadicamente, senza avere una propria posizione, un proprio studio, un proprio recapito, alla fine anche a livello commerciale potrebbe penalizzarvi, eh? Potrebbe anche togliervi potere contrattuale. Nel momento in cui io, gli escamotage quindi, vanno utilizzati nel momento in cui io non ho sufficiente reddito per porvi fronte. Quando io comincio a essere solido, mi conviene molto di più qualificarmi come professionista, anche per un rapporto più, come dire, più alla pari con chi mi sta parlando. Anche perché eventi come quelli che sono successi alla collega sono all'ordine del giorno, tante volte vengono fatti anche in buona fede. Io non lo so, mi è stato comunicato da, però se io mi presento come illustratrice tal dei tali, ho il mio portfolio, ho la mia attività lì, eccetera, eccetera, vengo trattato in tutt'altro modo rispetto a mi ha presentato Mario Rossi, sì, dai, magari faccio qualcosa. Ok? Questo è quanto. Poi si apre un altro contesto ancora. Io ho dato per scontato finora che la vendita di opere d'arte sia assolutamente equiparabile opere d'arte prodotte da se stessi, altrimenti si rientra nell'attività commerciale, sia assolutamente equiparabile allo sfruttamento del diritto d'autore. Quindi, tuttavia, c'è un'impostazione dell'Agenzia delle Entrate piuttosto datata di 14 anni fa, che dice che la cessione di opere d'arte non è mai imponibile. Personalmente io non la condivido, perché secondo me il diritto d'autore è intrinseco nel momento in cui viene ceduta l'opera d'arte. Tuttavia è possibile che nella vostra carriera vi scontriate o comunque incontriate anche questa impostazione giuridica, secondo cui la signorina che vende testi non scappa dal diritto d'autore, mentre voi che vendete quadri, in linea teorica potreste non essere tassati. A mio avviso invece l'interpretazione della norma va fatta in maniera più razionale e sistematica, per cui non è la qualità dell'opera tutelata da diritto d'autore che determina se una fattispecie è imponibile oppure no, ma il fatto che dietro ci sia un diritto d'autore. Quindi così come può essere un quadro, un software, un brevetto, secondo me rientra una fattispecie imponibile, perché dietro c'è un'attività intellettuale tutelata al riguardo. Prego. Volevo aggiungere una cosa. Stiamo parlando di vendita di opera d'arte. Certo. Vendita dell'oggetto. Perché spesso quando si vende l'oggetto opera d'arte, uno in qualche modo può anche supporre di aver acquisito anche i diritti di sfruttamento commerciale, che è un'altra cosa. Esatto. Cioè, se uno acquista un quadro o un'illustrazione, non ha comunque il diritto di utilizzarla commercialmente? Assolutamente no. Sì. Deve comunque scrivere una sorta di accordo. Sì. Cioè, a mio avviso, allora a me è stato chiesto. Ho una situazione in atto È chiaro che... Cioè, ho una situazione in atto con un comune per cui io in passato avevo realizzato un'opera, diciamo, all'interno di una manifestazione che è stata sfruttata commercialmente, non ha voluto riconoscermi, diciamo, il pagamento dello sfruttamento commerciale e ora sì. Ho una situazione legale in atto per questa cosa qua. Esatto. Allora, il diritto d'autore è uno dei temi più delicati, quindi va sempre contrattualizzato. Sempre. Io davo per scontato che chi vendesse l'opera d'arte fosse l'autore dell'opera. È chiaro che chi a sua volta compra i diritti commerciali, perché il diritto della creazione non può essere alienato,
Chi compra i diritti commerciali a sua volta la può rivendere, ma li deve comprare, li deve acquisire o li deve ricevere per donazione o liberalità. Questo è chiaro. Diversamente l'autore ha quei due diritti, la creazione e lo sfruttamento commerciale. Se lo sfrutta l'autore ha le detassazioni che potete leggere qui. Quindi 40%, 25%. Una volta che invece entra nel circuito commerciale non c'è alcuna detassazione. Perché è chiaro che chi compra quadri e li rivende svolge un'attività commerciale come un'altra. Non può beneficiare dei regimi fiscali agevolati che invece spettano all'autore dell'opera. Anche qui si ritorna di nuovo a bomba. Contrattualizzare il diritto d'autore è fondamentale. Perché voi vendete un intangibile. Vendete un intangibile. Poi, tanto per citare discorsi alla macchinetta del caffè, un intangibile è anche molto, molto facilmente copiabile, riproducibile in certi casi. Oggi come oggi, la linea dello schizzo può essere facilmente memorizzata e molte opere girano in formato digitale, foto piuttosto che anche illustrazioni. Quindi, venendo alla tua domanda, il punto è che devi fare una ricognizione su quella che è la tua attività. Tu la svolgi professionalmente oppure no? Abitualmente oppure no? Da lì stabilisci se secondo te per un primo tempo oppure per sempre non sia il caso di aprire la partita IVA. Oppure nel momento in cui sei di fronte a rapporti contrattuali firmati importanti e commesse di un certo tipo, ci sarà poi poco da nascondersi. Anche perché oggi come oggi gli accertamenti sulle persone fisiche sono molto semplici e prevedono anche l'acquisizione di dati bancari. Se tu ricevessi dei bonifici periodici puoi sostenere che quella non è un'attività tua abituale, diventa complesso in un'eventuale strategia difensiva. Va bene. Ancora un aspetto rispetto a delle domande che mi sono state poste. Regime dei minimi, verrò a parlare subito, come vedete dalla slide. Poi, possibilità di ospitare corsi e workshop in negozio, disciplina del temporary shop in negozio. Oh. Allora, prima domanda. Sì. Voi potete ospitare tranquillamente corsi di formazione all'interno di qualsiasi struttura, così come avviene qui. Non ci sono né vincoli contributivi né vincoli fiscali particolari. Ci potrebbe però essere un altro problema. L'ASL è la norma che si ricollega alla normativa 81-2008, la normativa quindi antincendio. Ora, come fare questa ricognizione? A parte che ci sono consulenti che appunto fanno questo di lavoro e ti dicono quali sono i tuoi rischi, cosa puoi fare e cosa non puoi fare in un locale, se sei in affitto lo chiedi al locatore. Senta, ma io ho questo piccolo negozietto, mi sono sempre chiesto ma quante persone ci possono stare dentro contemporaneamente? E per quanto tempo? Chiedi delucidazioni in merito. Sono queste le normative cardine di quello che vai a fare. Rispetto al resto, nel momento in cui tu garantisci la sicurezza di un locale, o perlomeno sai a che rischi vai incontro, l'attività in sé non ha particolari vincoli, la puoi anche pubblicizzare. È un'attività di formazione, di consulenza come un'altra. No, prego. Mi chiamo Rossella intanto. Ho un negozio, sono qui perché ho un negozio di artigianato. Ok. Cioè, quindi tecnicamente sono commerciante. Esatto, ma adesso i commercianti IVA, ci arrivo. Con partita IVA e il regime dei minimi fino al 31 dicembre. Sì. Secondo il mio commercialista, io spero di poter prolungare la mia... Ah, quindi hai già avuto notizia di modifiche. Sì, sono già, diciamo, mi sto preparando al passaggio attraverso... Insomma, psicofarmaci, sedute di... No, per tornare al discorso, io ospito artigiani nel mio negozio attraverso contratti di contovendita. Mm-hmm. Brevissimi, cioè il contovendita lo faccio in una certa maniera se l'artigiano ha la partita IVA, in un'altra maniera se invece non ha la partita IVA. Mm, ho capito. In più la mia idea era quella di fare dei piccoli corsi di, insomma, di attività manuali nel negozio. Attività manuali? Mm, ho capito.
Sostanzialmente, per farla proprio, per parlare in termini brevissimi, io ho già, li ho già ospitati questi corsi, sia di illustrazione. Poi sia bisogna di vedere le registrazioni un attimo, perché io ho qualcosina. Devo. No, no, è una battuta. No, intanto io qui sono in incognita, quindi se il mio commercialista okay, mi ok, in incognito, vede, già parliamo di incognito. Qui. E io a questo punto sono... vi devo salutare. No, perché io poi, diciamo, vado dal mio commercialista a fare delle proposte e lui mi dice sempre no, quindi per lui è mister no. In assoluto, vabbè. Per tornare lì alla questione dei corsi. Quando ho fatto il contratto di affitto, io ho messo nero su bianco, in accordo con il proprietario mm-hmm. del locale, questa questione qui, che io avrei fatto produzione di manufatti, vendita di manufatti e piccoli corsi di attività manuali. Ok. È venuto poi l'ispettore dell'ASL, che viene a decidere di sua... Cosa controllare? La sua spontanea iniziativa, diciamo, per che cosa è adatto il locale e per che cosa no. Ok. È adatto per la vendita, ovviamente, locale commerciale. Mi ha detto che per fare corsi io dovrei avere una sala a parte, con propria uscita di sicurezza, con proprio bagno attrezzato per i disabili. Esatto. Dal momento che io non ho le possibilità economiche, cioè per poter avere un locale a parte, bla bla bla, io tecnicamente questi corsi non li posso fare. Esatto, fino qui è tutto esatto. Perfetto. Il punto è proprio quella, la normativa centrale. Allora, anzitutto un equivoco. Okay. Il locatore stabilisce qual è la destinazione del negozio. Quella dicitura ti tutela rispetto all'attività che svolgi lì, ma nel rapporto col locatore, sì, quella che è nel contratto, non ha alcuna altra valenza. Dopodiché l'attività di formazione, come dimostra anche quest'aula qui, ha delle leggi, ha una normativa piuttosto stringente a livello di sicurezza. Però anche, come dimostra questa struttura qui, strutture che affittate o subaffittate per poter fare questa attività si trovano e anche a buoni... Anche a buoni costi. È chiaro che un negozio nasce per rispettare certe normative e non altre. Poi da lì, riguardo al mister no, nulla, nessuno ti vieta di fare nulla. Assolutamente. È chiaro che quando ci si scontra con le normative della sicurezza si sostengono dei costi. Questo sì. Quindi per farla breve io dovrei affittare un altro... Un locale ad hoc, sì, perché sì. Anche perché sui beni di terzi dipende un attimo se ti conviene o no fare delle ristrutturazioni, sì, perché devi valutare un attimo tu. Però è normale che una sala abbia certi requisiti laddove ospita tante persone. Sì. Igienici, sanitari e di sicurezza soprattutto. Sì. Questo mi è venuto in mente quando ho detto attività manuali. Normalmente, sì, perché ho fatto anche corsi di cucito. Normalmente lei deve formarsi sulla sicurezza, e questo sì, ma in questi casi qua tu fai fare una piccola assicurazione ai corsisti, non la sostieni tu. Tu fai lo scarico di responsabilità in cui spieghi, guarda che qua viene ad imparare e utilizzi questi oggetti, e dopodiché il corsista si prende la responsabilità di assicurarsi e tu lo accogli se lui è assicurato, perché è chiaro che... Si usano oggetti che possono essere potenzialmente... No, secondo me non è abbastanza tutelante, perché comunque l'oggetto glielo fornisco io. Però le dico, non sono un esperto di normativa sulla sicurezza, però è chiaro che va coinvolto, ma anche il funzionario pubblico, non è necessario, io ho detto prima consulente, ma anche il funzionario pubblico. Si fa una passeggiata all'ASL o al comune, all'ufficio apposito, e si dice... Guardi, io voglio fare questa cosa, ah, qua è tutto sbagliato, non funziona niente, che è la prima risposta, chiaramente, che si riceve sempre, e da lì si cerca di capire cosa si può fare e cosa no. O eventualmente, come dico sempre, la conoscenza è potere, quindi almeno sai che rischi vai a correre nel momento in cui. Lo stesso discorso si ricollega anche al temporary shop. Il temporary shop è una fattispecie che... nel diritto italiano non è specificatamente normata, è un'attività di vendita come tutte le altre, solamente temporanea, si fa la scia, si comunica al comune che si vuole svolgere questa attività e poi da lì non ci sono particolari vincoli. Dimmi. No, forse spiego meglio come intendo il temporary shop. Sì. Cioè il mio negozio è permanente. Sì. Il temporary shop intendo
un artigiano o un professionista sì. Affitta un piccolo spazio espositivo nel mio negozio. Ok. Lui... Il mio commercialista ci vede una fattispecie di subaffitto che è vietata dal contratto di affitto stesso. Ok. Però in realtà ci sono negozi in tutta Italia che praticano questa fattispecie con cioè, tutto... Il problema del subaffitto è un problema di molti contratti di locazione commerciali. Talvolta, così come hai fatto molta attenzione alla clausola che ti consentisse, oltre a vendere certi oggetti, anche di fare i corsi, non, magari dovresti rinegoziare il contratto d'affitto in modo che ti potesse consentire di subaffittare. Quindi questo è il primo aspetto. Questo è il primo aspetto. Sì, questo è il primo step. Ne parli con il locatore, guarda, io vorrei dare questo spazio in subaffitto e da lì superi questo. Secondo step ancora, l'autorizzazione a questo punto la deve chiedere l'artigiano di fare la piccola vendita col temporary shop presso questo negozio. È lui che deve presentare la scia. Addirittura. Scia che, ma addirittura, non è un documento particolarmente complicato in questo caso. Questa non è una scia edilizia in cui io comunico progetti, abbattimenti di muri, eccetera, eccetera. Semplicemente dichiaro un'attività che viene svolta in un certo luogo. Quindi, ed è oltretutto ha un suo valenza dichiarativa. Quindi nel momento in cui tu la consegni, loro possono venire a controllare, sì, ma io da quel momento in poi sono in buona fede e posso operare. Poi se loro vengono, mi bloccano o hanno delle necessità, troviamo poi un punto d'incontro. Prego. Allora, io sono un artigiano, in alcuni negozi mi trovo in questa situazione qui, cioè sono temporary shop e pago una cifra mensile, sì. Però in quel caso loro non mi hanno chiesto di fare questa cosa, firmo un contratto apposta sì. Dove scelgo la quota che voglio pagare in base allo spazio che occuperò sì. E poi... Ma presso chi, scusi? Che tipo di negozi? No, lei dice io sono un artigiano presso qualcuno, presso un soggetto che è già commerciale che vende? Sì. Ok. Sì. Cioè, come artigiano mi fanno semplicemente firmare questo contratto e poi ogni 3 mesi mi vengono date le fatture della cifra che devo pagare per insomma, l'utilizzo. In quel caso lì la comunicazione di vendita al pubblico, lei sfrutta quella del committente, di colui che le dà a disposizione gli spazi. Per quello quindi, non presenta la scia. Ah, ok. È vero, hai ragione, in quel caso lì anche tu hai già questa autorizzazione, perché hai un piccolo negozio. Però il mio commercialista non mi ha valorato questa, non mi ha validato questa... Io sull'opera... Sì, queste sono interpretazioni, tant'è che io ospito gli artigiani attraverso un contratto di conto vendita del tutto gratuito per l'artigiano sì? stesso. E quindi, diciamo, il mio guadagno è un piccolo ricarico sull'eventuale vendita. Mm-hmm. Diversamente altri negozi simili al mio, ma anche bar, attività di ristorazione, che sì. hanno una piccola parte di spazio dedicata a questo tipo di prodotti, fanno pagare uno spazio, un piccolo affitto che poi attraverso le fatture viene indicato come ma è possibile prestazione che... di servizi in maniera allora, molto generica. Io le dico, come accessione questa soluzione... È chiaro che questa soluzione non rispecchia in maniera precisa quella che è la realtà. Okay. Questo è un fatto. Però è anche vero che magari lei non era nella posizione né di rinegoziare il contratto e poi doveva sostenere i costi per riregistrare il contratto che prevedesse anche il subaffitto. Quindi è probabilmente per quello che il collega le ha detto, guardi, lei si muova su questa strada, tanto è un'attività molto piccola e si assume un piccolo rischio. È possibile che sia andata così. Adesso poi io la sua pratica la conosco. No, però. No, vabbè, intanto dico, io ti sto dando del tu, quindi magari... No, figurati. Non voglio dire. figurati. Quindi, diciamo, considero il mio consulente una persona molto rigida, quindi avevo bisogno di una diversa... No, perché questa tipologia di temporary shop, sì. Chiamiamola così, viene praticata... Ovunque, Marisa, sì, cioè sì. È proprio una cosa diffusissima. Io per prima ho esposto a Milano un negozio attraverso questo, invece nel mio negozio non lo posso fare. E quindi... Allora, no, allora... No. Intanto, ritorniamo al discorso che avevo fatto ancora prima. I consulenti sono consulenti, sanno quello che sanno, pongono problemi e...
pongono problemi, fanno osservazioni, ma tendenzialmente ognuno ha un apporto da dare. Poi sta a te giudicare se è un apporto utile oppure no. Sta a te giudicare se ci siamo oppure no. Non è nemmeno detto che il consulente che ti asseconda in tutto sia quello che fa per te. Tu magari sei una persona particolarmente garibaldina, allora lui cerca di frenarti. Io questo non lo posso sapere. Resta il fatto comunque che è come ottenere i secondi pareri medici. Ok? Alla fine siamo tutti umani, ognuno studia le stesse cose, ognuno le interpreta a modo suo e le sue esperienze pregresse. Poi da lì sta a te capire dove puoi arrivare. Sei tu sempre, anche questo è importante, il consulente ti indica, ti dà quella che secondo lui è l'impostazione della cosa, ti pone quelli che secondo lui sono problemi. Qualcun altro, come è venuto adesso, pone una soluzione. Qualcun altro pone una soluzione che ti copre per l'80-90%. Qualcun altro invece te lo sconsiglia fortemente perché non lo conosce oppure per la sua esperienza non ne vale la pena. E così via. Questo fa parte dell'attività. Fa parte dell'attività e i confronti, raccogliere le seconde opinioni, fa parte dell'attività anche questo, ma vanno prese comunque con intelligenza. Perché la mia opinione, per carità, ha un valore, però io non ho le tue pratiche in mano. Io non conosco la tua storia, non conosco niente. Mi spiego? Quindi è l'opinione data a un'aula di corso. Magari il tuo commercialista ci sono problematiche che a noi non vengono nemmeno in mente, di cui tu non sei a conoscenza o che magari, mi spiego, che magari semplicemente lui non tratta e così via. Va valutato. Certo è, io poi va anche alla qualità e alla tipologia di persona, certo è che io non la vedo come dei muri invalicabili, io penso che comunque una soluzione si possa trovare, così come quella che ti ha dato. Ti dà una copertura fino a un certo punto, costi. E sostenuti mentre la mia invece pagavi di nuovo la registrazione del contratto d'affitto. Sì, sì, alla fine. Cioè, capito? Siamo nell'ottica del confronto. Questo è un fatto, soprattutto per fattispecie come questa che non sono normate, che era l'esordio del mio discorso, che poi viene anche perso a volte. Però è così, ci fosse una disciplina, saremmo tutti molto più sereni. Non mi stupirei qualche collega, laddove non ci siano le norme, ad avere invece impostazioni anche molto rigide. Io queste cose non le faccio. Perché? Perché non saprei dove andiamo a finire. Colleghi invece, magari quelli di Milano, sono invece molto più possibilisti, più innovatori. Sta anche alla qualità comunque, la qualità, le caratteristiche personali, sta tante cose. Così come nel vostro lavoro. Siete tutte illustratrici, mica illustrerete allo stesso modo, no? Cioè nel senso... Stesso discorso vale per il mio, lo stesso discorso vale per tutte le categorie professionali, per i dipendenti. Va bene. Contribuenti minimi. Allora, io naturalmente, come vi dicevo, tutte le nuove attività io cerco di farle inserire nei contribuenti minimi. Poi io non sono un vero esperto dei contribuenti minimi. Quello che vi posso dire tendenzialmente è che sono dei soggetti IVA a tutti gli effetti e che con determinati requisiti possono beneficiare di determinate agevolazioni. In linea di principio loro sono professionisti come me che applicano l'IVA e che sono soggetti a una miriade di adempimenti contabili, ma di fatto, finché queste norme restano in piedi, loro ne sono esonerati. Che è un approccio molto diverso dal privato che non si è mai qualificato professionista. Allora, attualmente, perché il regime dei minimi è stato introdotto con la finanziaria 2008, dalla legge 244/2007, quindi a partire dal 2008 era un regime fondato sulle dimensioni del contribuente. Quindi un contribuente lavoratore autonomo, quindi professionista o impresa, come nel caso di chi ha il negozio, che fatturava, che incassava meno di 30.000 euro l'anno, che aveva beni strumentali inferiori ai 15.000 euro, poteva per 5 anni beneficiare di questo regime che prevedeva gli stessi identici adempimenti contributivi di cui abbiamo parlato, ma un'imposta forfettaria del 5%, un'imposta forfettaria che non prevedeva né l'applicazione dell'IVA nelle fatture e né l'assolvimento dell'IRAP. E neanche dell'IRPEF. E soprattutto, cosa amata
non solo dai consulenti ma anche dai clienti, la non applicazione degli studi di settore. Cosa sono gli studi di settore? Gli studi di settore o parametri o comunque questi sistemi statistici che poi aiutano l'Agenzia delle Entrate a stabilire induttivamente quello che può essere il reddito di un lavoratore, sono di un lavoratore autonomo, di un'impresa, sono dei moduli che vanno compilati così come viene compilata la dichiarazione dei redditi, attraverso i quali il software dell'Agenzia delle Entrate cerca di stabilire se quello che dichiarate è congruo col tipo di attività svolta e se non è congruo ti suggeriscono un adeguamento. Tradotto in termini pratici, tu in questi moduli scrivi che hai a disposizione un atelier con due collaboratori di 50 metri quadri che consumi tot kilowatt al mese e dichiari 5.000 euro. Questo serve all'Agenzia delle Entrate, al Ministero, a utilizzare questi parametri e questo software per induttivamente stabilire o comunque entrare in un contraddittorio col contribuente per dire no, guarda, secondo me 5.000 euro sono pochi, secondo me fai nero, secondo me sarebbe corretto tu dichiarassi 10.000 e quindi mi paghi le tasse e l'IVA su 10.000. Il regime dei minimi esclude da questo meccanismo forfettario che talvolta non tiene conto della soggettività del contribuente, delle sue particolari situazioni personali e che viene criticato da più parti comunque il sistema. È un sistema comunque induttivo che non si basa sulla buona fede di chi lavora, ma si basa su quelli che sono parametri statistici. Questo è un discorso. Un altro è che, parliamoci chiaro, siamo tutti maggiorenni e vaccinati, sappiamo tutti che ci sono tanti operatori del mercato che fanno un sacco di nero e questi operatori del mercato drogano il mercato, per cui quello che dovrebbe essere pagato 18-20 euro l'ora finisce per essere retribuito 8-10 euro l'ora. Quindi al di là di come viene interpretato lo strumento esiste, è antipatico, produce oneri perché compilare questi moduli sia dal consulente che da parte vostra comunque ha un costo, ma i contribuenti minimi ne sono esclusi. Quindi questa è un'ulteriore agevolazione. Io avevo detto il limite dei 5 anni, 30.000 euro, 15.000 euro di investimenti in beni strumentali in 3 anni. La disciplina era nata così. Nel 2012 la cambiano. Introducono questi nuovi requisiti che potete vedere nella slide, tra cui il più importante è il primo, la novità dell'attività. Quindi l'attività deve essere nuova. Non devi essere qualcuno che ha chiuso la SNC, ha chiuso il negozio apposta perché c'è questo bellissimo regime che non mi dà studi di settore, che mi fa pagare meno il commercialista, che mi fa pagare solo il 5% di tasse e quindi ci rientro, ma deve essere qualcuno effettivamente che è uscito dall'università oppure a seguito di aver perso il lavoro o a seguito di del fatto che vuole dare una svolta alla propria vita e quindi cambiare la sua professione, si avvicina a quello che è il mondo dei partita IVA, quindi lavoratori autonomi e imprese. Requisito della novità che ha dato molti problemi, soprattutto alla nostra generazione, perché si parte a collaborare con qualcuno che ti insegna il mestiere, poi dopo io non posso beneficiare del regime agevolato perché ho già lavorato per 3 anni con loro, con lui. Indicazione dal lato pratico. Il requisito è non avere un'attività per almeno i 3 anni precedenti. Questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui voi avevate una partita IVA e poi la chiudete, volete andare all'Agenzia delle Entrate e cambiare completamente la vostra attività e ne volete aprire una nuova, non potrete, il sistema non vi consentirà di optare per il regime dei minimi, perché tiene a memoria la tua vecchia partita IVA che è più giovane di 3 anni, la cui chiusura è più giovane di 3 anni. Che questa è una valutazione che talvolta viene data per scontata, ma di questi tempi ormai a volte si apre la partita IVA anche solo per lavorare spot qualche mese, perché mi è stata richiesta, poi la si chiude, ma se questo avviene devo sapere
che poi non potrò optare per questo vantaggiosissimo regime. Quindi questo è un aspetto, un altro aspetto. Non riguarda voi come categoria, ma a me è capitato con gli infermieri. Talvolta si fa parte degli studi associati. Si svolge la propria attività attraverso uno studio associato. E lo studio associato prende la sua partita IVA, non c'è bisogno che io apra la mia, poi io dichiaro i miei redditi nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, questo, aver svolto l'attività in maniera associata nei 3 anni precedenti, anche questo è un vincolo e mi esclude da quella che è l'acquisizione del regime dei minimi. Quindi anche questo, io parto per sentirmi più sicuro in una realtà come questa, o mi viene offerta l'opportunità di associarmi, associazione che potrebbe anche essere tra illustratori, le associazioni professionali possono riguardare tutte le professioni. Però sappiate che nel momento in cui voi partecipate a questa cosa, pagherete le tasse in modo normale, quindi senza questo regime agevolato, e vi preclude di accedere al regime agevolato nel momento in cui voi vi vogliate staccare. Ecco che quello che consiglio io in questi casi, quando vi offrono queste situazioni, è direttamente passare al regime dei minimi. Guarda, non mi associo, oppure mi associo e mi associo come minimo, cambiamo la struttura contrattuale che avevamo pensato, perché io rischio di perdere un beneficio fiscale per troppo tempo. Questo è un aspetto chiaramente che va fatto prima di firmare il contratto di associazione, altrimenti questi sono quelli famosissimi. No cessione all'esportazione, che tendenzialmente vuol dire che voi non potreste vendere le opere d'arte in Francia. Questo è un aspetto importante, però potete svolgere il vostro lavoro di professionista in Francia. Cosa vuol dire? Che se voi comprate l'opera d'arte da qualcuno che non è l'autore e la rivendete in Francia, non potrete mai essere un minimo. Se invece voi, come professionista, cedete il diritto d'autore sull'opera, potete essere dei minimi, perché non è una cessione all'esportazione. Non è un bene che viene trasferito da un paese all'altro. La nozione di cessione all'esportazione è una nozione IVA. Nozione IVA, noi abbiamo parlato pochissimo di IVA, niente praticamente, quindi può essere mal interpretata. Per cessione all'esportazione si intende un bene che transita da un paese comunitario ad un paese o extracomunitario o che comunque supera la frontiera ed entra nel regime IVA di un altro paese comunitario. Questo non è compatibile con i minimi. Prego. Allora, io vendo tramite una piattaforma che si chiama Etsy. Oh. No, il commercio elettronico è... Non è semplice. Perché essendo una piattaforma internazionale mi capita spesso di vendere in America. Sì. Allora io me la devo sognare sta cosa del regime dei minimi, cioè non allora, è escluso. Ok, lei vende un prodotto? Sì. Ok, sì, se lo deve scordare. Okay. Questa è la risposta. La risposta è questa, perché il commercio elettronico è complicato non quando c'è una piattaforma che promuove, ma quando si vendono servizi online. Lì allora è davvero complicato, diversamente è solo un veicolo nel suo caso. Mm. È solo un veicolo in cui lei promuove, poi in realtà il bene parte dall'Italia e arriva agli Stati Uniti. Mm. È una cessione all'esportazione a tutti gli effetti. Ok, e poi un'altra domanda. Su qualsiasi opera? Non quelle che produci tu. Ma io la produco, Okay. È comunque nell'ambito dell'artigianato. Non ok, non è però... ambito di impresa, non è commercio. No. Allora no, non c'è problema. E poi un'altra cosa, io le ricevute che vengono emesse dalla piattaforma, sì? Quelle le devo portare comunque regolarmente per la dichiarazione dei redditi, è tutto normale. Assolutamente cioè, sì, fiscale... ma lei deve emettere una fattura, non delle ricevute, eh? Lei è un contribuente minimo, è iscritto? No. Ok, vabbè. Allora siamo di nuovo nella prestazione occasionale di prima. Va bene così. Nel momento in cui lei apre la partita IVA invece, mette fattura? Sì, ok, no, era okay. Per capire questo. Lei non è neanche un minimo in questo momento. No, lei io non sono nessuno, insomma, non sono niente. Riguardo a quest'ultima considerazione non sono d'accordo. E comunque, no. Lei in questo momento svolge un'attività, lei in questo momento, cioè tu in questo momento devi porti quegli altri problemi che ci ponevamo all'inizio.
La mia è un'attività occasionale o è abituale? Se è abituale corro dei rischi perché mi dovrei qualificare o come professionista o come impresa. Oltre di che sono sotto gli occhi di tutti, un sito web. Questi sono i temi che devi porti tu. Dal livello fiscale, finché rimani occasionale, valgono le ricevute di cui parlavamo prima. Sempre però come hobbista, perché poi si entra tutto nell'altra cosa, risulta come hobbista. No, vabbè. Quello è un altro tema, ne parleremo magari più avanti del commercio. Il commercio elettronico, che l'hobbista è una cosa ancora diversa. L'hobbista? Il tema del lobbista, ok, no, di questo posso parlare tranquillamente. Il tema del lobbista, non è altro che un'attività riconosciuta a livello giuridico, ma a livello fiscale è uguale. Lei è sempre un prestatore occasionale, anche lì. Lobbista è qualcuno che non deve necessariamente comunicare di avere un'attività commerciale in un certo posto. Allora si autodefinisce hobbista. Cioè qualcuno che occasionalmente per hobby fa questo. Ok? Quella è una qualifica che le serve per non avere problemi col comune, con la Camera di Commercio, eccetera, eccetera. Non sulle tasse. Per le tasse, se lei incassa un reddito diverso, comunque lo deve dichiarare. Prego. La norma del 2012 relativa al regime dei minimi non è retroattiva, nel senso che io ho aperto la partita IVA come contribuente minimo nel 2009. Ok, ci arriviamo. No, 10. Okay. Ci arriviamo. Adesso è chiaro che chi ha già la partita IVA ha problematiche completamente diverse da chi invece si deve approcciare. Quindi anche tu cerca di portare pazienza rispetto a tutti gli interrogativi. No. Allora. Allora, il regime dei minimi è un regime opzionale nel quale si rimane dentro se si rispettano certi requisiti. Nel momento in cui alcuni di questi requisiti decadono, per esempio può essere il requisito della novità, perché è chiaro che se io ero un minimo nel 2008, la novità nel 2012 viene meno. A quel punto lì io decado dal regime. E fortunatamente hanno creato un regime transitorio semplificato per chi casca dai minimi e finisce nei cosiddetti ex minimi. Questo regime transitorio semplificato, al di là di come funziona per il calcolo delle vostre imposte, che si calcolano in modo normale e ha adempimenti contabili semplificati, ha però un problema. L'IVA la si paga tutta insieme, una volta l'anno. Questa è una cosa importante che voi operatori dovete sapere. Che se le imprese normali pagano l'IVA, no, gli ex minimi, chi era minimo e poi decade, perché magari decade il requisito della novità o un altro requisito di cui mi appresterò a parlare. Questo soggetto qua decade dai minimi, deve pagare le tasse normalmente perché non è più un minimo, ma comunque gli hanno creato un cuscinetto di agevolazioni rispetto agli adempimenti. Deve produrre, insomma, non deve produrre tutti i registri IVA, non deve più compilare gli studi, eccetera, eccetera. Li deve compilare ma non è soggetto, eccetera, eccetera. La cosa però importante è l'aspetto IVA. Un ex minimo l'IVA la paga tutta insieme a marzo dell'anno successivo. Un soggetto normale paga l'IVA in 4 rate, trimestralmente oppure mensilmente. Quindi nel momento in cui tu andrai ad applicare l'IVA, perché decadi dai minimi, adesso la tua situazione specifica non la conosco, preparati che a marzo 2016 ti chiederanno l'IVA tutta insieme. Ok? In quel caso lì, e questo è quello che consiglio anch'io, a questo punto io questi adempimenti di semplificazione, che non agevolano te perché tu vai a pagare quello che pagheresti come regime ordinario, ma agevolano me, io a questo punto ti propongo direttamente, senti, passa al regime ordinario puro, almeno non paghi l'IVA tutta insieme. È vero che mi pagherai 100 euro in più l'anno, perché ti devo tenere altre cose, però è anche vero che almeno tu non hai il problema finanziario di dover gestire l'IVA di un anno a marzo. Ok? Poi passerò ai regimi ordinari, però è chiaro che è complicato. Mi rendo conto che sia complicato. Prego. No, mi devo essere persa qualcosa, nel senso che
Quindi se io apro una partita IVA con regime dei minimi e poi si trasformerà tra 5 anni in partita IVA ordinaria, accade questa cosa? O... Allora, dipende. Mi devo essere, c'è un gap nella testa. Allora, dipende. Poi passeremo ai regimi normali, alla prossima slide. Questa è l'ultima, non sto. Allora, il regime dei minimi può decadere per diversi motivi, o perché supero anche il limite dei beni dei 15.000 euro in 3 anni, eccetera, eccetera, oppure perché supero il fatturato di 30.000, ok? Ora, nel momento in cui io esco da questo regime, perché tendenzialmente gli affari vanno bene, posso decidere o di passare direttamente al regime ordinario, oppure di andare in un regime che si chiama ex minimi, ok? Un limbo. Non è un regime transitorio, beh, anche una questione di civiltà, comunque creare un passaggio e non traumatizzare. Il problema è che quando tu questo passaggio lo crei male, io vi ho parlato subito del problema se cadete negli ex minimi, che poi l'IVA l'ha pagato una volta tutta insieme l'anno, che non è, e che può essere pesante a livello finanziario. Ok? Nel momento in cui cado nel regime ordinario, io applico l'IVA come tutti quanti, pago l'IRAP se ho un negozio, quindi se ho un'attività di impresa, e pago l'IRPEF. Sono fuori dal mondo della sostitutiva al 5%, del non addebitare l'IVA, di tutti i vantaggi che avevano i minimi, no? Ci sono essenzialmente quei due. Sono fuori. Divento un contribuente, passatemi il termine, normale, non più agevolato. Ok? Durata del regime. Ad oggi il regime dura 5 anni, quello d'inizio e i 4 successivi. Con una deroga, se si ha meno di 35 anni, si può arrivare fino a 35 anni. Quindi cosa vuol dire? Che se voi diventate un minimo a 28 anni, ammesso che questo regime rimanga, io posso essere un minimo oltre i 5 anni e arrivare fino al 35esimo anno di età. Sempre se rispetto i parametri dimensionali di cui parlavo prima. 30.000 euro di fatturato, 15.000 euro, novità della prestazione, 15.000 euro di beni strumentali, novità della prestazione, eccetera, eccetera. Con la riforma del 2012 alcuni sono usciti. Quindi adesso mi metterò a parlare di quello che invece sono i regimi ordinari. E ancora una notazione. C'è un aspetto che secondo me dai colleghi viene sottolineato 1000 volte, ma ve lo sottolineo anch'io. Abbiamo detto che se si superano i 30.000 euro l'anno di fatturato si esce dai minimi. Ma se si supera nello stesso anno i 45.000, chiedono l'IVA. Scorporo l'IVA da tutto quello che finora non avevo addebitato e la verso allo Stato. Quindi la soglia dei 45.000 è una soglia cruciale, fondamentale da monitorare continuamente. Perché al commercialista, soprattutto se sei un minimo, tu il commercialista lo vedi 2 volte l'anno. Perché non avendo gli adempimenti periodici IVA, sia per volontà del cliente che vuole risparmiare, sia per volontà mia, ci si vede poco. Quindi devi essere tu a monitorare questo limite di quanto stai fatturando. Devi avere tu il controllo della situazione, perché se tu superi i 45.000, tu scorpori da tutto quello che hai fatturato senza IVA, perché è una delle agevolazioni dei minimi, scorpori tutta l'IVA e la versi tutta insieme. Quindi questo sono sicuro che vi sarà stato detto 1000 volte, ma tenetelo ben presente, quel limite va assolutamente monitorato, sempre se esisterà ancora, perché adesso con la finanziaria 2015 vogliono portare l'imposta sostitutiva dal 5 al 15% ed è in progetto di cambiare il limite di 30.000 euro di fatturato, di abbassarlo in base al tipo di attività che svolgi. Secondo le mie stime, quella di illustratore, non me ne vogliono gli amici commercianti, ma non ho avuto occasione di guardare, poi non ho presente bene, dipende anche da cosa voi commerciate, eccetera, eccetera. L'illustratore viene portato a 20.000, con la stessa clausola di cautela. Quindi sì, supero i 20.000, non esco solo dai minimi, ok? Ma se supero i 30.000, questa volta, mi chiedono pure l'IVA. Esatto. Se supero semplicemente il limite, l'IVA non me la chiedono, ma se supero anche la seconda soglia, a quel punto vado a scorporare l'IVA. Che di fatto non ho mai... È difficile correre questo rischio nel settore illustrativo. Guardi,
Guardi, no, ma le dico, invece mi rendo conto, il mercato lo conosco anch'io, per carità, invece non è proprio così, perché io come vostro commercialista non posso sapere se voi avete un colpo di fortuna e vendete 3 opere a 10.000 euro l'una. Beh, anche questo è... Cioè... Aspettiamo da vent'anni. No, per carità, però... No, ma in realtà è successo, eh. È successo non negli illustratori, ma è successo per dire, io adesso lo dico chiaramente, una dei miei clienti, anche lei mia carissima amica, è chirurgo, ha fatto la scuola di specializzazione, è giovane, del 1985, e niente, segue la trafila dell'università. Gli specializzandi, per usare un termine alla Grey's Anatomy, non sono soggetti alla rigida disciplina intramoenia, per cui deve fatturare l'ospedale in cui si stanno specializzando, perché in linea teorica non potrebbero lavorare fuori. A lei è capitato che, seguendo un paziente che era assicurato, il paziente voleva essere operato da lei in una struttura privata. Lei è andata, ha fatto 2 interventi, perché poverino questo signore aveva diversi tumori, ha fatto 2 interventi, ha superato bellamente il limite dei 45.000, tranquillamente. Io da suo commercialista, onestamente, cosa ne potevo sapere? Gliel'ho detto 1.000 volte. No, per carità. No, per carità, ha avuto un gran colpo di fortuna, perché... Però alla fine, quando col cliente ci parli, capitano anche queste cose. Non ci sono solo le cose negative. Lei è capitato così, è capitato di operare in proprio presso la celebre fornaca di Torino, quella dove visitano i calciatori della Juve. A scorporare. Sì. Che significa? Cosa significa? Significa fare una proporzione, oggi l'IVA al 22%, quindi scorporare quello che sarebbe stato imponibile più IVA dai 45.000 euro incassati. Quindi sostanzialmente fare... 45.000, no, X sta a 45.000, come 122 sta a 100. Dovrebbe essere questa la proporzione, adesso l'ho fatta, vedi un attimo se funziona. Il regime dei minimi, sì. Ha valore fino a 35 anni di lavoro? Al momento sì. Adesso in quello che vogliono introdurre in realtà no. In quello che vogliono introdurre no. No. Vogliono togliere il limite di età. Vabbè, però pensa al minimo che pagava il 5% fino a ieri, ora paga il 15%, il triplo, Perché è vero, l'IRPEF parte dal 23 e arriva fino al 43%. Quindi pagare il 15. Io dovessi pagare il 15 domani, ditemi dove devo firmare. Però a livello psicologico è triplicare quello che sei abituato a pagare. Vi ricordate tutti i discorsi su facciamoci un budget ogni anno accantono questo per le imposte, so che lo pagherò a giugno, so che grosso modo siamo nell'ordine di 2.000 euro. Voi pensate che prima pagava 1.000, adesso paga 3.000. Per massa, un discorso molto permeante, perché... Parliamoci chiaro, chi guadagna 100.000 euro, pagare il 5 o pagare il 15, detto che respiriamo tutti la stessa aria, è una cosa. Per chi ne guadagna 10.000, pagare 500 o pagare 1.500 è una cosa diversa. Abbiamo una propensione al consumo diversa a seconda dei redditi. Quindi è molto importante che si va a guardare il 2015 in quest'ottica, perché magari uno è minimo da un po', era abituato a pagare certe cifre e improvvisamente si ritrova a triplicarle. Ok, qua è di nuovo le caratteristiche dei minimi, esclusione da IVA e IRAP, aliquota al 5% finché rimarrà, tassazione per cassa, le novità della legge di stabilità è l'ampliamento dei soggetti che possono aderire perché tolgono appunto il limite di 35 anni, la modifica al limite dei ricavi per gli illustratori potrebbe scendere da 30.000 a 20.000, collegamento con il settore di attività, appunto, magari per altre attività, il fotografo, adesso voi dovete sapere che nel momento in cui aprite la partita IVA, voi vi qualificate rispetto all'attività che fate, con cui andrete a fatturare,
e c'è una miriade di, si chiamano in gergo codici Ateco, e io non li conosco tutti a memoria, ma nessuno li può conoscere a memoria. E poi ci sono i codici residuali, laddove la vostra professione non rientra tra i codici Ateco, ci sono quelli residuali. Quindi io non saprei dirvi se il fotografo è residuale oppure no, vi posso dire che lo è l'illustratore, questo l'ho controllato. E quindi può essere che voi che eravate abituati al limite dei 30.000 fino a ieri, vi trovate anche limiti insensati, tipo 15.000. A seconda di come verrà partorito questa legge di stabilità. O potrebbe anche essere che abroghino anche queste novità. Quindi prendete questo con beneficio di inventario. Non dimentichiamoci che siamo a fine ottobre e la legge di stabilità viene approvata verso fine dicembre, tra il 20 e il 27. Quindi di modifiche ne possono ancora fare molte. Prego. Io che mi occupo in generale di comunicazione, sì. se sbaglio settore di attività o comunque mi pongo in un settore di attività, per esempio come videomaker, e sì. poi mi accade di fare altro, sì. cosa succede? Allora, ci sono le imprese o i lavoratori multiattività. Anzitutto un professionista può affiancare alla sua attività la consulenza. Non c'è bisogno che io dichiari un'altra attività. Diversamente, se io svolgo più attività, lo devo comunicare all'Agenzia delle Entrate. Devo dire all'Agenzia delle Entrate, guarda, le mie attività sono queste. Illustratore, esperto di comunicazione e tutti i vari codici Ateco in cui posso rientrare. Si ritorna al discorso dei codici Ateco. Cosa importante, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate non ha costi diretti, come l'apertura della partita IVA. Si paga solo la parcella del professionista che la fa. Non credo la possiate fare in autonomia, non è come aprire la partita IVA. Qui ci vuole un intermediario. Esatto. Si usa un canale telematico che si chiama Entratel, al quale può accedere o l'imprenditore in sé attraverso un iter burocratico abbastanza lungo, ma possibile, oppure un intermediario abilitato. Quindi volendo sì, anche questo io al momento ho avuto diversi clienti che mi hanno suggerito dicendomi, guardi dottore, io queste comunicazioni me le faccio da solo, lei non sostiene costi, mi abilito io, lo faccio io. Apertissimo. Devo dire che però di tutti loro ancora non ce l'ha, nessuno riesce a seguire la cosa in maniera efficiente a farlo. Qualcuno è riuscito ad abilitarsi, poi non lo usa mai, non lo aggiorna mai, gli scadono le password, tutte queste cose qui. E la burocrazia è forte. La si può combattere con l'istruzione, con i consulenti, a seconda dei casi, o col tempo che si ha a disposizione. Se voi dovete disegnare tutto il giorno, vi garantisco. Così come io mi avvalgo di collaboratori per fare le commissioni più stupide, e i collaboratori mi costano per questo, allo stesso modo nel momento in cui voi sarete avviati, di tante cose non potrete occuparvi in prima persona. Certo, all'inizio, poi fai tutta cultura personale, per carità. All'inizio magari si può anche pensare di fare qualcosa in proprio. Però a riguardo, tenete sempre un contatto di un consulente, anche solo a dargli 100 euro l'anno per qualche telefonata che gli fate. Sugli aggiornamenti sarete sempre scoperti, per tutta una serie di motivi. Come cambia il regime dei minimi? A me è capitato di ereditare clienti che si sono iscritti, hanno optato per il regime dei minimi da soli, senza poi accorgersi di essere decaduti. Perché? Perché non avevano il consulente. E quindi, no, tuttora, chiaramente io da professionista, tuttora io non credo si siano ancora regolarizzati, però quando gli ho fatto i conteggi di cosa costava regolarizzarsi, insomma c'è stato un... Perché è chiaro che, è vero che non è scattato quello che è lo scorporo dell'IVA dal limite dei 45.000, però è anche vero che se io ho pagato il 5% per 2 anni, quando dovevo pagare il 23-27% di IRPEF, più le sanzioni di ritardo, di ritardato versamento, eccetera. Insomma. Diciamo che non è... Poi da lì il rapporto tributario si esaurisce in 5 anni. Quindi se l'Agenzia delle Entrate non gli accerterà questi anni nel limite del quinquennio, la scampa, se no diversamente lo rovinano. Però... Appunto, sono cose delicate che una volta che si decide di seguirle in proprio va fatto con la dovuta perizia e la dovuta attenzione. Questo è chiaro. Io finora ho parlato di professionisti. Oltre ai professionisti ci sono anche le imprese.
Le imprese svolgono sempre con professionalità e abitualità quello che fa il professionista, ma viene a mancare l'elemento personale. Classico esempio che c'è a tutti i corsi di diritto commerciale, che viene fatto in qualsiasi sede, è quello del soggetto che entra o no nel negozio, oppure del soggetto che ha o no la linea produttiva per produrre beni e servizi, eccetera, eccetera. Io preferisco un approccio più pratico. Un approccio più pratico che è questo. Ragioniamo in questo modo. Può essere professionista solamente la persona fisica. Quindi nel momento in cui voi fate una SNC, una SRL, una SAS, qualsiasi soggetto societario, siete un'impresa e dovete ragionare come un'impresa, a prescindere da quello che fate. Anche se fate esattamente quello che facevate da professionisti, cioè le tavole, illustratori. E quando li andate a vendere queste tavole, avrete sì le tutele del diritto d'autore, ma non avrete i vantaggi fiscali del limite del 40% o del 25% se lo fate come attività d'impresa. Più l'iscrizione alla Camera di Commercio, più maggiori adempimenti contabili, più il ricorso al notaio nel momento in cui l'impresa viene modificata oppure viene ceduta, perché l'attività professionale, la clientela può essere ceduta con una scrittura privata. Io cedo la clientela, avanti tutta così. Se ho un bar, una ditta individuale, io devo fare una cessione d'azienda per cedere l'attività, anche se sono solo una ditta individuale. La cessione d'azienda prevede l'atto pubblico. Allo stesso modo, nel momento in cui faccio una SNC, e da qui il discorso delle società prevedono vincoli e legami maggiori dei matrimoni, ogni volta che io devo intervenire sul contratto, sullo statuto dell'SNC, devo andare dal notaio. E le parcelle in questo caso sono nell'ordine di 1.600 euro. Parcelle più spese e più IVA. Il costo secco è nell'ordine di 1.600 euro. Nord Italia. Però immagino che le tariffe notarili non cambino molto di regione in regione, anche se sono ordini diversi. No, ma tariffe. Coi commercialisti sono più cari quelli del sud, questo è vero, questo lo so. Tendenzialmente il mercato dice questo, perché sono meno soggetti a concorrenza, però è un'indicazione, prendetela con le pinze. Poi magari trovate commercialisti economicissimi. Proprio un'indicazione così. Prego. La conduzione familiare è un'impresa o qualcos'altro? Ah, ecco, bella domanda questa. Qua si entra già nel tecnico. Allora, i soggetti imprenditoriali possono essere di tre tipi. Impresa individuale, il mio soggetto persona fisica che intraprende un'impresa. Le società di persone, società in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno un funzionamento diverso, poi ci arriveremo, le società di capitali, SRL e SPA. L'impresa familiare che cos'è? È un imprenditore individuale che associa gli utili, ma attenzione, attraverso atto pubblico, l'impresa familiare quando viene costituita quasi sempre? Quando si compra un'altra impresa, altrimenti faccio due atti pubblici, sostengo troppi costi. Associo agli utili, ma non alle perdite, un componente della mia famiglia. Quindi di fatto io sono l'imprenditore individuale, io rispondo dei debiti, io rispondo dell'azienda, io rispondo di tutto. Semplicemente mio figlio, mia moglie, io non la so dire, comunque loro possono partecipare agli utili e quindi operare insieme a me in questa attività imprenditoriale. Ma l'impresa è individuale. Le tasse funzionano così. L'impresa familiare, in base alla percentuale agli utili, divide quello che è l'imponibile tra imprenditore e collaboratore familiare. Normalmente il collaboratore familiare non può mai avere più del 49%. Quindi sostanzialmente, per fare efficienza fiscale, per dividere le tasse tra più soggetti, io faccio l'imprenditore al 51%, il collaboratore familiare al 49%. Questo è un sistema. Le SNC e le SAS in base alla quota di partecipazione. Quindi, si entra già sul tecnico, se vi perdete, ditemelo. Finora è tutto chiaro e semplice.
roba del diritto commerciale e ragioneria, insomma. Ok, fantastico. Allora, questo vale per le imprese familiari. Prego. Il co-working come si inserisce in tutto questo? Ma il co-working in sé non è uno schema giuridico. Il co-working può essere tante cose, può essere lo studio associato di medici che dividono la segretaria, come può essere tanti professionisti che stipulano un contratto tra di loro per dividere le spese di un certo locale. Quindi può essere a seconda dei casi, di cui il secondo è il meno costoso. Il co-working può assumere diverse forme giuridiche, quindi può essere anche solo un accordo per la suddivisione delle spese rispetto a quello che è uno spazio comune, oppure un accordo di affitto con ripartizione delle spese di colui che è titolare dello spazio comune, tra tutta una serie di soggetti che vanno ad intervenire. Dipende un attimo. Noi abbiamo fatto un'associazione. Può essere un'associazione. E facciamo il contratto ai lavoratori. Esatto. No, dicevo, noi l'abbiamo fatto come associazione, abbiamo aperto un co-working e i co-workers facciamo un contratto. Perché l'avete fatto come associazione? Sì, almeno volendo potevate farlo anche come SNC, ma non avrebbe senso perché è troppo costoso, no? Voi avevate bisogno di un soggetto che fosse titolare dei rapporti, e allora avete creato l'associazione, e che in questo contratto statuisse come ripartire le spese. Per quello l'avete fatto tramite associazione, ma ci possono essere anche diversi contratti bilaterali. Cioè ci sono diversi strumenti giuridici che arrivano a quello. L'associazione, per esempio, in sé può funzionare perché non è un soggetto commerciale, ed effettivamente non svolge alcuna attività commerciale, può avere un codice fiscale e un conto corrente che posso proporre all'Enel piuttosto che no, e così via. Ma guarda che dell'associazione, chi fa parte del comitato direttivo risponde illimitatamente. Cosa vuol dire? Che di fatto potevi anche andare tu o qualcuno di voi a intestarsi tutte le utenze e poi tu stipulare con ciascuno un contratto su come si ripartiscono le spese. Ed hai lo stesso identico effetto. Altro strumento giuridico, e a livello di responsabilità non cambia niente, perché se sei nel comitato direttivo dell'associazione rispondi di tutte quelle bollette tranquillamente, così come se sei tu in prima persona che ti fai titolare di questi costi e poi li ripartisci a tua volta. Non so se mi sono spiegato. Ci sono diversi modi per porlo in essere. Se io fossi un immobiliare che ha tanti uffici, in quel caso lì tu il contratto di co-working lo fai come controparte un SRL, in cui poi tutti noi firmiamo un contratto con l'SRL in cui i costi li ripartiamo in questo modo perché occupiamo questo spazio. Prego. Sì, ancora una cosa. Nel caso si tratti di co-working tra illustratori, sì. Oltre a svolgere un lavoro professionale autonomo, quindi dividendo soltanto gli spazi e le spese, si dovessero anche prendere dei lavori insieme, per esempio un grande lavoro che gli illustratori devono svolgere insieme, quelli che fanno parte di questo studio di co-working. Come si... Allora, ti dico come si fa, che non è molto lontano da come fa la tua collega. Prendere lavori insieme e farli gestire da un soggetto giuridico vorrebbe dire essere un soggetto commerciale e sostenere tutti i costi del caso. E non è quello che voi volete. Voi create un'associazione che si occupi di fare da galleria e gestire lo spazio. Un unico contratto firmato da tutti in cui vengono normate queste cose. Dopodiché questa associazione non svolge alcuna attività commerciale. Nel momento in cui lei attira lavoro perché gestisce uno spazio anche espositivo, voi come professionisti autonomi andate a stabilire come ripartire questo tipo di lavoro. Questo lavoro lo facciamo io e te, questo lavoro lo facciamo noi tre, e andiamo tutti insieme dal committente a buttare giù due righe. Questo è il sistema in cui si fa. Perché questo? Perché se voi vi proponete invece come soggetto commerciale, diventate di fatto una SNC. E pagate tutte le tasse del caso e siete poi soci. L'associazione serve solamente per dividere le spese e da un lato promuovere la vostra immagine. Una cosa che viene fatta, per esempio, io è dire associato al, e voi create un nome dell'associazione, no?
associato a questo network di professionisti. Siamo tutti associati, dividiamo uno spazio. In realtà poi così voi di fatto indirettamente create un brand. No? Ah sì, però a livello giuridico sarete poi voi come professionisti che contratterete col committente. Magari nella vostra carta intestata scriverete anche associato al network Art Lab, eccetera, eccetera. Però attenzione, l'associazione non potrà mai svolgere attività commerciale. Gestisce gli spazi, ripartisce le spese, spendita del nome, per carità, ma non può essere un intermediario per stipulare contratti. Non potete dire vai tu a stipulare il contratto per me che tanto sei nel comitato direttivo dell'associazione. No. Ritorniamo a ragioneria. Vabbè, adesso, anche perché il mio tempo sta scadendo, però... Allora, vabbè, queste cose ormai le sanno anche i Sassi, le società di persone hanno una responsabilità illimitata, le società di capitali no. Sia chiaro, al lato reale è una balla. I discorsi da bar del tipo faccio la SRL tanto chi mi viene a cercare, sono discorsi da bar. Perché? Perché è vero che le SRL hanno una limitata responsabilità patrimoniale, ma anche è vero che ogni SRL avrà un amministratore. Amministratore il quale risponde civilmente e penalmente di quello che l'SRL fa. Perché la responsabilità penale è personale. Esempio classico. Mi dite i vostri nomi, per favore? Questo la dice lunga sulla mia fortuna in questo weekend. E comunque, allora, io sono l'amministratore unico della SRL Studio Sanna, ok? In subappalto concedo a due professionisti separati, a Francesco una commessa da 10.000 euro e a Francesca un'altra commessa da 10.000 euro. Gli affari vanno male. Qui è proprio la comunicazione, no? Non usare gli stessi nomi, non usare le stesse cifre. Sto violando tutte le regole. Gli affari vanno male. Non riesco a... incasso solo 5.000 euro. Pago Francesco. Giochiamo a calcetto insieme, un amico. Pago Francesco. L'SRL viene messa in mora e fallisce. Nessuno andrà a chiedere soldi all'SRL. Ma Francesca mi cita in giudizio per averla danneggiata. Perché ho pagato solo Francesco. E il giudice chiama la mia condotta bancarotta preferenziale, in cui ho preferito quale fornitore pagare. Quindi di fatto, alla faccia della responsabilità limitata che ti vendono quando fai ragioneria, al lato concreto bisogna fare molta attenzione quando si fonda qualsiasi tipo di società e si contraggono debiti. Che possono essere di fornitura o con le banche. Perché cadere in questi danneggiamenti o in questi reati è molto semplice. E talvolta viene fatto in assoluta buona fede, perché non si conoscono le norme. Oppure, esempio classico, invece di pagare Francesco, pago me stesso. Vabbè, io ho svolto l'attività per l'SRL. Scusate, io vengo tutti i giorni, apro l'ufficio alle 7, vado via alle 8. Il mio stipendio è contrattualizzato. Distrazione. In quel caso lì l'amministratore potrebbe incorrere in un altro tipo di reato. Quindi, ripeto, responsabilità limitata, responsabilità illimitata è tanta teoria. Poi nella gestione aziendale essere perfettamente coerenti e riuscire a seguire perfettamente tutte le norme quando le cose vanno male non è semplice. Perché finché le cose vanno bene è facile avere una compliance legale, pago consulenti, chiamo chi queste materie le conosce, vado a tutte le riunioni col mio avvocato, eccetera, eccetera. Quando poi però si svacca, perché le cose vanno male, l'amministratore non ha più una serenità personale di un certo tipo, talvolta si ricade in tutte queste responsabilità civili e penali personali. Tenetelo quindi a mente se mai farete un SRL, anche perché oggi come oggi l'SRL
è possibile costituirla con 400 euro, una volta 360, adesso 400, si fa l'SRL semplificata, si va dal notaio, il notaio non vi può addebitare alcun tipo di parcella, lo statuto è quello che propone il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo, di sono 5 articoli, 2 paginette, il notaio è obbligato a ricevervi e a registrarlo, voi pagate solo i costi di registrazione e siete soci unici di un SRL in cui vi nominate amministratore unico. Facilissimo, eh? Fino qua facilissimo. Poi da lì però non scherziamo con l'SRL, non scherziamo con quelle che sono le responsabilità dell'amministratore. Gli amministratori bisogna saperlo fare, bisogna essere molto prudenti, conoscere le normative. Anche questo potrebbe capitarvi nella vostra attività professionale. Io penso alle ragazze che mi hanno gentilmente invitato qui. Sì, guarda, creiamo questo ente, tu fai l'amministratore unico. Hai la firma, che non vuol dire solo avere la firma sul conto, eh. Vuol dire incorrere in delle responsabilità. Vuol dire che se uno, che qualsiasi socio dell'SRL mi fa un'azione di responsabilità perché discute come io ho utilizzato i fondi, in cosa ho investito, perché non ho avuto un diretto ritorno economico. Io presto il fianco a quelle che possono essere tutta una serie di azioni legali con i miei partner, i miei soci in primis. Vabbè, questo era per distaccarmi dai corsi di ragioneria. Allora, qui ecco, qui ho fatto un altro specchietto. È chiaro che al contrario del professionista le imprese devono avere a che fare e si iscrivono alla Camera di Commercio. La Camera di Commercio è un costo indiretto significativo. Passa dagli 88 euro l'anno dell'artigiano e arriva ai 200 euro l'anno della società, più 200 euro l'anno della società, fino alla SRL che paga 200 euro come diritti di iscrizione, 309 euro di tassa vidimazione libri sociali e ancora 150 euro per depositare il bilancio. Quindi magari io con 360 euro ho fatto l'SRL semplificata, ma poi attenzione perché ho 700 euro di costi diretti più il consulente, da pagare a partire dal giorno dopo. Ok, e vabbè, chiaramente lì l'ultimo, spese di costituzione ridotte su nuove attività. Siete interessati a sapere più o meno quanto costano queste cose? Oppure passo oltre? No, non so. L'associazione. Ah, ok. Dica. No, allora, l'associazione è obbligata a presentare il modello EAS e a depositare il bilancio presso la sede sociale. Ha questi due obblighi qua. Il bilancio ve lo potete fare anche da soli. Se scrivete castronerie ne risponde il comitato direttivo. Questo è chiaro. E siete obbligati a convocare l'assemblea tante volte quanto lo stabilisce lo statuto. Si tratta di un atto che viene registrato, una scrittura privata che viene registrata all'Agenzia delle Entrate, oggi il registro è 200 euro, fino a un anno fa era 168, poi ci sono 16 euro di bolli ogni 4 pagine, mi sembra, costa più o meno questo. La gestione io personalmente chiedo poche centinaia di euro l'anno, 200, 300 euro l'anno, giusto le telefonate, le indicazioni, però è molto aleatorio, si tratta di realtà che i commercialisti non prendono volentieri, quindi magari potrebbero anche arrivarvi preventivi da 600-700 euro, tendenzialmente perché non vi vogliono, perché rompete un sacco le scatole e date poco lavoro. No, ma questo è un fatto, le associazioni funzionano così. Poi, costituire una ditta individuale costa di consulente 400-500 euro al massimo, detto al massimo talvolta la si regala, la costituzione, però si paga come spese di costituzione dirette 200-300 euro di diritti camerali, più 200 che 300 tra diritti camerali e bolli, salvo che non compri un'azienda, non rilevi un bar, non rilevi quella che è un'impresa, a quel punto atto pubblico e siamo nell'ordine dei 1800 euro. Costituire una SAS costa dal mio notaio di fiducia con tutti gli sconti del caso 1200 euro, 1300 euro, ha aumentato da poco. Costituire un SRL normale con capitale sociale di 10.000, il mio notaio di fiducia la fa pagare 2.000.
Gestione dipende dal rapporto che avete col consulente. Tendenzialmente una ditta individuale va dai 1000 ai 1500 l'anno. Una società va anche lì, una società di persone va dai 1000 ai 1500. Poi io ho ditte individuali a 800 euro nel mio studio, per carità. Non, dipende dal caso, insomma, dalle ore che ci metti a svolgere la professione in maniera decorosa. L'SRL invece, se sono operative, si parte proprio da un minimo di 2.500 fino a 20.000, dipende un attimo da se hanno 100 dipendenti oppure no. In media qualcosa di piccolo, gestito da pochi soci, con un centinaio di fatture attive qualche, e 200-300 passive, costa tra i 4 e i 6.000 euro di SRL. Non è il vostro caso, ma dipende. Dipende da tante cose. Se cominciate poi a distribuire immagini, Dio solo sa quante fatture potreste mettere con una, emettere con una piattaforma online. Quindi, ok, pagano l'IRAP, che non mi ricordo più quant'è in Regione Puglia, ma ha una base del 3,5% per il 2014. Qui è un po' più alta, avete problemi con la sanità? 4,82. Gli ospedali chiudono, ma le spese sanitarie aumentano e quindi si paga di più l'IRAP, certo. E comunque 82. Ci sono. Io ho fatto il consulente per il ramo eolico ERG nel 2012 e avevano tutte queste società sparse per tutta Italia con le pale eoliche e tutte le volte l'IRAP mi faceva impazzire perché ovunque fossero localizzate avevano aliquote e metodi di calcolo diversi. Vabbè. Così. Ok, questa è una cosa importante. L'impresa familiare come le società di persone non sono soggetti passivi di imposta, sono soggetti passivi solo dell'IRAP. Quindi a nome di queste società voi pagate solo l'IRAP. Tutti i redditi che invece loro producono, loro li imputano per trasparenza sui soci, in base alle quote di partecipazione agli utili. Cosa vuol dire questo? Che se Francesco e Francesca hanno una SNC, uno per il 70% e l'altra per il 30%, l'SNC fattura e produce un reddito di 10.000 euro, ormai è il nostro esempio. 10.000 vuol dire che 3.000 vengono tassati su Francesca e 7.000 su Francesco. Li paga l'IRPEF, questo è molto importante, l'imposta personale, su come questa società imputa per trasparenza, a prescindere che la società effettivamente gli abbia fatto dei bonifici, a prescindere che la società effettivamente vi abbia distribuito dei soldi, nel momento in cui loro, nello specifico il consulente, calcola nella dichiarazione dei redditi qual è il reddito della società, a quel punto voi siete tenuti a pagare le imposte su quel reddito ripartito, come ho detto prima. Diverso è il caso dell'SRL. L'SRL è un capitale proprio, è un soggetto giuridico autonomo che non paga l'IRPEF, paga l'IRES, attualmente al 27,5. Ebbene, pagando l'IRES, i soci della SRL, quindi mettiamo sempre, non so, loro due, quindi Francesco e Francesca, anche se l'SRL producesse reddito di 100.000 euro, non sono tassati loro, ma viene tassata la SRL, i soldi vengono chiesti alla SRL. Viene chiesto il 27,5. E voi direte, il 27,5%, l'IRES. E voi direte, ma e quindi Francesco e Francesca non possono mai incassare nulla da queste SRL, anche se sono soci? Possono incassare i cosiddetti dividendi. Dividendi che devono essere deliberati dall'assemblea. Cosa vuol dire questo? Che senza il consenso, se l'assemblea delibera al 50% più 1, senza il consenso di Francesco, Francesca non becca una lira. Quindi quando andate, perché Francesco ha il 70%, quando andate, se vi capitasse mai di partecipare a una SRL, di cui non siete nemmeno amministratori, quindi non avete diritto a uno stipendio per l'attività svolta, valutate bene il fatto che magari non vedrete mai una lira di utili, se non siete soci di maggioranza o non siete soci di controllo, perché è l'assemblea che decide se distribuire o no gli utili dell'SRL, mentre nell'SNC
se il mio socio fa il furbo, ritira tutti i soldi e scappa via, lui non ha alcun diritto di farlo. Gli posso fare tranquillamente causa, perché quei redditi mi vengono imputati direttamente. Sottigliezza, ma comunque è un aspetto importante, anche per capire quali sono i ruoli e i pesi all'interno di una compagine sociale in cui puoi essere invitato anche solo per forma. Noi pensiamo, a me è capitato, ci sono categorie professionali che si costituiscono in SRL, poi per avere categorie associazioni, non categorie, associazioni professionali, poi per partecipare alla loro attività istituzionale ti offrono l'1% o il 5%. Poi magari producono anche utili, ma tu questi soldi non li vedi mai. Perché ci occupiamo di ricerca e formazione, eccetera, eccetera, guardi i bilanci, bello, però, guarda, l'assemblea quest'anno si è riunita e ha deciso di non distribuire nulla. Però abbiamo pagato le tasse e i conti sono in ordine. Grazie. Va bene. Adesso io avrei finito. Se... Fare una domanda? Certo. In realtà un paio. Innanzitutto se quando ci passerai queste slide potresti anche allegare degli esempi contrattuali per non so X se è possibile. Assolutamente sì. Tra magari illustratore, editore, illustratore privato o scrittore privato. Allora, vi posso dare un libro di formule che potreste usare, quindi sostanzialmente il contratto d'opera piuttosto che il diritto d'autore, eccetera, eccetera. Non fatemi sfociare nell'attività professionale, altrimenti faccio concorrenza sleale ai colleghi, perché se io diffondessi i contratti che uso io presso tutti voi, non è simpatico. Però sì, i formulari, certo. Come ho detto all'inizio, c'è il mio indirizzo email. Scegliete un referente che può essere tranquillamente una di voi, mi chiedete il materiale e io col tempo cerco di metterlo in piedi, ma è materiale comunque impersonale, quindi certo, sì, formule di contratto che trovate sui libri, come può essere questa, ad esempio, se vuoi passarla dietro. Adesso qui mi hanno anche fotocopiato male la pagina, ma... Un altro corso sui diritti d'autore. Ah. Quindi anche privacy. Sì. Bene, bene. L'altra domanda era, mi è capitato di, spero di utilizzare i termini giusti, dare una ricevuta dopo aver svolto un lavoro, cedendo i diritti d'autore, vero? Pagando il 20% della ritenuta sul 60% del totale. In quel caso, quindi io quelle immagini che per cui insomma ho lavorato non sono più mie, nel senso, allora, che non le posso più utilizzare per altri fini che non sono quelli lì. Allora, tu non le puoi più sfruttare a livello commerciale. Hai ceduto la parte commerciale, hai comunque il diritto morale di essere riconosciuta creatrice di quelle immagini. Ok, sì, quello. Però sì, riguardo a questo accordo bisogna fare attenzione, perché se hai ceduto l'esclusiva totale senza possibilità di diffonderle, potresti avere delle difficoltà persino a pubblicarle sul tuo sito internet in cui mostri il tuo portafoglio. Sono cose, sì, che è sempre meglio specificarlo poi. Assolutamente. Alla fine. Che tipo di sfruttamento ti rimane, col diritto d'autore non si scherza, che tipo di sfruttamento ti rimane la possibilità di avere, insomma. Ok, ci sono altre domande? Per esempio, ti dico, per esempio, io non posso pubblicare i miei libri sulla mia pagina web. Vabbè, non integralmente, ma cioè... No, chiaramente nel limite del 15%, ma quello lo potrebbe fare chiunque. Cioè, non è una cosa che... Non è una cosa dovuta, non è un diritto particolare perché io sono il creatore dell'opera, no? È un diritto che ha persino Google Libri. Senti, ci sono un sacco di piattaforme digitali che usano le tue immagini per creare tutta una serie di oggettistica. Ecco, i redditi provenienti da queste, diciamo, come vanno inquadrati nell'ottica fiscale?
A natura fiscale rientrano sempre nel diritto d'autore. Talvolta la forma contrattuale è quella delle royalty. Quindi in base a quanto vengono diffuse tu hai un quid. Un quid che però, se tu sei il creatore dell'opera, è sempre il diritto d'autore, quindi detassato per il 25 o per il 40%. Tu puoi decidere se sei questo, se sei un non partita IVA e metti una ricevuta, come ha fatto, fatto la signorina. Se no, diversamente, metti una fattura in cui spieghi che è diritto d'autore, che quindi la ritenuta, l'eventuale ritenuta, la applicano sul 60% dell'imponibile. Sì, ma in quel caso non emetti fattura, cioè tu concedi... No, allora... Sì, esatto. Assolutamente sì. E noi a chi la dobbiamo mandare? Al sito. Va emessa al sito. È lui che sfrutta queste immagini che tu gli hai concesso. Quindi tu la devi emettere al sito. Puoi emettere la ricevuta o la fattura, a seconda dei casi. Attenzione alle royalties. L'aspetto delle royalties è quello di avere un contratto di accordo, un accordo che preveda la corresponsione di royalties deve avere sempre due elementi. La reportistica periodica, quindi ogni tanto devono dirti ragazzi, mi rendo conto che siete una parte debole rispetto a loro, però loro devono metterti nero su bianco quante ne hanno vendute. Che sia una mail, che sia una fattura, che sia un report firmato da qualcuno, te lo devono mettere nero su bianco. E poi una cosa che faccio io, ma nell'ambito dell'illustrazione, i miei clienti non ce l'hanno mai fatta ad ottenerlo, riesco ad ottenerlo solamente sui brevetti, è la possibilità che una persona nominata da voi controlli le loro scritture contabili, per vedere se ne hanno fatturate troppo. Nell'illustrazione... Esatto, quindi va proposta, no, è chiaro che qualsiasi tipo di allora qualsiasi indicazione vi dia io, poi spetta a voi porla nel modo giusto a seconda di chi è il cliente, non è che bisogna essere dei caterpillar necessariamente, però sappiate che c'è questa cosa. Io nell'illustrazione non c'è mai riuscito nessuno dei miei. In altri settori, sempre che prevedono il diritto d'autore, quindi opere dell'ingegno, invece sì. Chiaro che io vi dico anche così, fuori dalle righe, uno dei problemi per cui la società per cui lavoro si è separata da una nota casa editrice è proprio dovuto al fatto che c'erano diversità di vedute su quanto erano venduti i libri. Quindi... è un tema verso cui vi scontrerete per tutta la vostra carriera. Talvolta conviene quasi cedere completamente ad un prezzo soddisfacente tutta l'opera senza entrare nel tortuoso discorso delle royalty e poi vivere sereni laddove si vede poi la propria immagine dappertutto, perché si pensa a quel punto che magari non si è fatto un grande affare. Comunque no, questo è un problema. Problema che non è tanto legale, perché in realtà le norme vi tutelano, è proprio un problema di tipo negoziale, economico. Va bene. Troppo buoni.